Buongiorno a tutti, grazie di essere qui oggi in questo splendido scenario che ormai conoscete bene, quello di Palazzo di Variana. Abbiamo scelto di essere qui perché abbiamo un incontro importante. Abbiamo chiamato appositamente incontro con i media perché Mario Chalmers è qui con noi, ma come sapete bene è qui con noi da un po' di tempo, ha corso molto in questo periodo, ha corso ancora di più fuori dal campo di quanto ha corso in campo, perché come sapete ha sbrigato tutte le pratiche necessarie per giocare in Italia, è tornato in America dopo essere stato qui per le visite mediche. Dovevamo, come sapete, avevamo previsto un evento che non è andato, abbiamo dovuto annullare per rispetto al nostro presidente, Federico Bucci, perché ci ha lasciato, ma come sapete per noi è sempre qui, quindi però quel giorno non ci sembrava il caso di mettere in piedi quell'evento. L'abbiamo annullato e oggi Mario Chalmers è qui per raccontarsi e forse abbiamo anche qualcosa in più da dire, nel senso che comincia a capire, a conoscere il posto dove andrà avanti la sua avventura nel basket, cioè Bologna, ha già visto in azione i suoi tifosi e quindi ha molto di più da dire di quando avremmo dovuto presentarlo. Di Mario non mi addentro nella sua storia, nella sua carriera, perché la conoscete tutti. La cosa che a cui teniamo di più, anche come Virtus Segafredo, a ricordarvi è che è il primo giocatore che arriva in Italia, nel campionato italiano, quindi non solo per la Virtus, che può dire di aver vinto l'anello NBA, che lui l'ha vinto due volte, con il Miami e con Kansas anche il titolo NCAA. Non ce n'è uno prima di lui, quindi questo è un grande giocatore, un grande uomo e adesso già lo ha fatto, ma può andare in campo con una V nera sul petto. Io lo lascio a voi, oggi è proprio un incontro con i media, quindi Mario Chalmers a vostra disposizione, ringrazio Massimiliano De Pantelis che gli tradurrà le vostre domande e poi vi dirà che cosa ci dice Mario. Prego. Luca, tu. Mario, it's your first time overseas, playing overseas, so your third impression about the game here? Your teammates, what's your first impression about that? Yes, it's my first time playing over here. You know, I'm just enjoying the experience, ready for new adventures. And, you know, my teammates have did a good job of just welcoming me here, making me feel welcome, making me feel a part of the team. And, you know, the fans have did the same thing. So, you know, I'm just happy to be here and I'm ready. È stato chiesto. È la prima esperienza fuori dagli Stati Uniti, oltreoceano, e quindi le prime impressioni a caldo, le prime settimane in cui è qua. E Mario risponde fondamentalmente che è tutto bene, ottimo ambiente, i compagni hanno fatto di tutto per integrarlo e farlo sentire subito di casa. E stessa cosa i tifosi che hanno dato un benvenuto incredibile la prima partita giocata in questi primi giorni, è come essere già di casa. It's a different game compared to the kind of game you played in NBA. Which kind of adjustment you have to do to join this kind of European basketball that I think is a little bit different maybe to what you are used to? I say for me the biggest adjustment is the basketball. You know, we play with a different basketball in the NBA, so that was the first adjustment I had to make. And, you know, the games over here is a little bit faster. They play at a faster pace, something that the NBA is working towards. So, yeah, it's just the basketball and the speed of the game.
La domanda è se ha già notato delle diversità, delle differenze tra il basket a cui era abituato e il basket che ha potuto assaggiare nelle prime due partite di Coppa. E Mario risponde, deve parlare il basket è il basket e ovviamente la differenza è soprattutto nella velocità, però fondamentalmente non ci sono differenze nel momento in cui si gioca a basket. Buongiorno, intanto benvenuto a Bologna. La mia domanda è questa: che effetto ti ha fatto la storia della Virtus quando te l'hanno raccontata la tua vita? What effect? What that told told you the history of the team of the Virtus? What you thought about so historic team? I heard it's a very good team, very historic team with a lot of past history. Former players like Manu Ginobili, Sugar Ray Richardson, was a couple of names that they mentioned to me, but. You know, I'm still new here, so I'm still learning the history and taking it day by day. Mi hanno parlato della Virtus, so che è un team tra i più storici che ci sono qua in Italia. Io conosco fondamentalmente due dei grandi giocatori che hanno giocato per le Bunere, quindi Manu Ginobili e Sugar Ray Richardson. E sto imparando di fatto tutti i giorni un po' a conoscere la storia di questa società. Perché ha scelto l'Italia e che obiettivi si è dato? Why you choose Italy and what your goals of this experience? I think it's more so Italy chose me. You know, I was at home just waiting for a phone call, waiting for opportunity. And you know, I got one, so I took advantage of it. And you know, I just want to bring leadership, championship background to the team, and you know, help take the team as far as we can go. Di fatto è stata l'Italia a scegliermi, non io a scegliere l'Italia, e sono arrivato qui in Virtus in una squadra che aveva bisogno di quello che posso portare io, di fatto, quindi la leadership e le capacità di vincere delle partite. Che cosa pensano gli Stati Uniti della nostra Lega e che cosa hanno detto a te quando hai accettato la nostra proposta? What they think overseas about our tournament and what they told you about your choice to join our league? I mean, just from being here, I had a lot of friends that play overseas, a couple of college teammates that play over. Tyshawn Taylor, who plays in Torino, I think, a very good friend of mine. So it's just good to come back over here and, you know, be able to compete. You know, just watching things and hearing different things, it reminds me of March Madness, NCAA, how the tournaments go. And, you know, I had a lot of fun in the March Madness tournament, so hopefully I can have the same success here. Fondamentalmente tanti amici che sono stati qui prima di me, mi hanno consigliato, in particolar modo Tyshawn Taylor di Torino, e fondamentalmente a me piace competere e voglio competere, voglio vincere, e il torneo per quello che ho potuto vedere mi ricorda molto il torneo dell'NCAA, la March Madness, che insomma è il proprio periodo e che tanta gioia mi ha dato in quanto, insomma, per quello che ho fatto. Come il gruppo ha vissuto questo avvicendamento in panchina, che forse lui paradossalmente, non essendoci prima, può vedere con occhi più lucidi, quasi da esterno? Prima cosa. Seconda cosa, con Taylor comprensibilmente ancora hanno giocato pochi minuti, si stanno, diciamo così, ancora annusando, può essere questa la soluzione a migliorare insieme per in prospettiva, diciamo? What your thought about the group that you arrived in a very tumultuous period on court, off court, and how about Tony Taylor, your backcourt teammate? Do you think that your joining forces on court will be a benefit for Virtus? I definitely think whenever the coach decides to put me and Tony in the backcourt together, it gives us two ball handlers, two guys that know the game very well, know the offense very well, and we can feed off each other and play off each other. And, you know, I've always been that type of player where I could be the off guard or the point guard. So I'm here for the experience. I'm ready for it, and I'm excited.
Assolutamente, assolutamente. Insomma, ti rispondo soprattutto per la parte di Taylor, due playmaker, due giocatori di backcourt che sanno maneggiare la palla e il gioco così bene, sicuramente saranno di aiuto per la Virtus, e sicuramente sia io che Tony siamo due leader che insomma, dovremo portare la squadra al successo. Due domande per curiosità. La prima è se in qualche modo ci è rimasto male o si aspettava comunque una chiamata dell'NBA la scorsa estate, e la seconda se ha sentito LeBron James in queste settimane, perché so che per lui è una stagione un po' strana, per i playoff, e se, insomma, e anche visto che ci siamo, cosa si è detto con Ray Allen stamattina? Okay, so not two questions, but three questions. And first of all, do you expect? Did you expect a call from an NBA franchise at this stage of your career, and you're disappointed that you have not? First question. Actually, and I'm the type of person, whatever happens, happens. I was waiting for my opportunity, whether it was the NBA or overseas, and you know, I'm a fan of basketball. I love the game, and I just wanted to play. So whatever happens, I'm excited for it. No, va bene così, quello che succede succede, io sono un amante del gioco, io amo il basket, e quindi ho avuto le mie opportunità, le mie grandi soddisfazioni durante la mia carriera, ora sono qui e va bene così. Second question, did you hear or text LeBron in these days, in this period that is not so good for him, about his playoff chances? It's funny, I actually talked to him probably about 2 weeks ago. He just told me, you know, come out here and have fun, enjoy the experience, you're still doing what you love to do, and that's play basketball, and you know, we left it at that. Okay. Ovviamente è divertente, lo sapete, ci siamo sentiti 2 settimane fa con il post, e mi ha detto semplicemente di divertirmi, di vivere al meglio la mia esperienza e nient'altro. The third question, this morning in Porelli appears a great player, one of the greatest of all time, your friend Ray Allen, that is here in holiday, I suppose, or something. What can you say about him and of today? Ray was actually out here for the big soccer game in Torino, I think it was. Okay. And you know, Torino's so close that he said he had to come visit me. You know, I know Ray for probably over 20 years now. We go way back to his Seattle days. So that's a great friend to me, great mentor. Even when I was on the championship team with him, it was somebody that I was real close to. So it just shows that, you know, the bond beyond basketball. You know, it's like a person I consider family. Ray è qui in tour in Italia, ma il suo scopo principale era andare a vedere Juventus Atletico Madrid. Ci sono stati poi anche dei post molto chiari che ha messo, molto attivo sui social. E non è qui, è già andato via perché deve tornare a Seattle. Ovviamente con tutto quello che abbiamo passato assieme a livello sportivo, quindi i due titoli, le due finali, un titolo Ray Allen, e le due finali giocate, è diventato uno dei miei migliori amici, siamo veramente molto stretti, e ovviamente era qui e mi è venuto a trovare, ha fatto molto piacere. Che punto di condizione è, e quando sarà al massimo cosa vedrete? What is your percentage of shape, getting in shape, and when we will see the real Rio? I haven't played a basketball game probably since last April, so it's a process. Coach has been working me slow, you know, coaching staff, the training staff has been bringing me along, so say another week maybe not, and I'll be back to Rio, back to the old days, full speed. Ok, sono stato un po' lontano dai campi e adesso la ripresa per entrare in piena forma è un processo di crescita graduale, lento. Il coach mi sta usando in maniera
ponderata, calma, ma sto crescendo e io penso che nel giro di una settimana o due potrò già dimostrare di essere in buona forma. You played in a dynamic system in the Miami Heat without a big man, classically, and you seem to enjoy Kravitz last night. He's so a running big man. This is your favorite asset for the team? I think so. You know, I've always been a pick and roll player. So, you know, anytime I get to be in a position with a pick and roll and a good big like Kravitz, you know, we can make wonders out there on the court. Domanda è se, essendo di estrazione di un gioco dinamico dall'altra parte, è venuto qui e la prima partita in casa ha avuto il piacere, il modo di giocare con Dejan Kravic, che è un giocatore molto atletico, molto esplosivo, un giocatore di pick and roll. Mario risponde chiaramente: io sono anch'io un giocatore di pick and roll dall'altra parte del duo, e Kravic è un ottimo giocatore, ci siamo ben fatti valere già la prima partita e vediamo insomma di andare ancora meglio.